Já, já começa você pode daí começar né Ricardo okay. só um pouquinho deixa só a Hélida já nos, nos avisa aqui bom muito bom dia a todos e a todas para quem nos vê do Hemisfério Norte muito boa tarde é, eu quero registrar essa imensa satisfação da gente estar aqui nesse encontro muito muito especial de encerramento do nosso ciclo que foi tão valioso que foi tão valioso creio que eu falo por mim pelo Luiz pelo Sérgio pelo Walter pelo André pelo Tiago que nós vamos sentir muita falta no próximo semestre que foi esse ciclo é, em que nós nos encontrávamos todas as semanas e sobretudo tínhamos a felicidade de poder receber é, alguns dos nossos amigos e convidados tão queridos. Hoje, nesse nosso último encontro, nós temos a satisfação imensa de termos aqui conosco o querido amigo, amigo da historiografia jurídica brasileira, professor é, jubilado da Universidade de Catânia, o professor Francesco Migliorino. É, o professor Francesco Migliorino que esteve no último congresso brasileiro de história do direito que aconteceu aqui presencialmente, que foi exatamente em, em Curitiba, é, enfim, um caro amigo de, de, de muitos anos e que tem, embora seja siciliano, de Catânia, uma alma brasileira na sua historiografia jurídica, porque eu considero, já disse isso várias vezes, na presença e na ausência dele. É, dentro da historiografia jurídica italiana aquele que tem talvez a, a maior flexibilidade de andar por territórios diferentes é um historiador que caminha muito bem na filosofia que caminha muito bem na psicanálise e essa é uma característica muito creio da nossa historiografia jurídica brasileira então nesse sentido além de tantos outros o franco melhorino seguramente é um de nós hein? O Francesco Migliorino tem uma produção imensa. Eu apenas registro aqui, por exemplo, para falar das últimas importantes publicações dele, esse livro, Scarti di Humanità, por ele organizado, reflexões sobre racismo e antissemitismo. Eduardo Weiss, e La Justiça penale, esse livro que é publicado nessa é, coleção, História del direito, né? vejam, aqui o, o subtítulo desse, desse livro é Zone de Contágio tra Psicoanálise e Direito, que é, de fato, uma das, das, das temáticas do Franco Mirorino nesse livro de 2016, nessa coleção chamada História del direito, que é precisamente por ele coordenada. E agora, mais recentemente, realmente um lançamento recentíssimo esse livro aqui que saiu pela biblioteca do Centro de Estudo de Florença Leturi Corsari de Tullio Ascarelli Penaliste e, criminolo e criminologe da Weimar ao é, eu quero dizer o franco da satisfação que é tê-lo aqui quero cumprimentar muito afetuosamente a Maria Sole Testuzza que tem nos acompanhado também aqui nos nossos encontros Maria Sole Pernoi é é uma joy é um privilégio Anke a aqui. Quero cumprimentar todos os colegas da Historiografia Jurídica Brasileira que estão aqui presentes, da, do Instituto Brasileiro de História do Direito, além do Gustavo Siqueira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nos acompanha também o querido professor Alfredo Flores, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além, claro, dos nossos professores, queridos amigos e coorganizadores de. De todo esse evento aqui do, do da Universidade Federal do Paraná, o professor Luiz Fernando Lopes Pereira, o professor Sérgio Saíd Stout Jr., que é o nosso diretor da faculdade, o professor Walter Gandarini Jr., o professor André Peixoto de Souza e o professor Tiago Hansen. Franco, é uma satisfação tremenda, tremenda haver te aqui, e eu, eu domando a Sérgio, nosso presidente, se vai fazer um saluto ao nosso convidado. Hum. E te passo a parola, Sérgio. Agora, graças. Graças, Ricardo. Graças, professor Francesco Migliorino. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por estar aqui no, fechando o nosso ciclo. Eu gostaria também de cumprimentar os meus colegas e as colegas professoras e professores que aqui estão. É, meu queridíssimo amigo, orientador de sempre, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, os meus companheiros Tiago, André, Luiz, Walter, os meus grandes amigos também aqui, parceiros de História do Direito aí, pessoas centrais hoje no pensamento da História do Direito no Brasil, professor Gustavo Siqueira, o professor Alfredo Flores, não podia deixar de cumprimentar aqui a queridíssima professora Maria Solli, a nossa servidora Hélida, e um agradecimento especial ao professor Francesco Minorino a faculdade de direito o professor francisco fica muito é, honrada e feliz com a sua presença aqui ainda que virtual né a última palestra do professor que nós escutamos pelo menos foi de forma presencial estamos torcendo para que em pouco tempo o professor esteja de novo aqui né, presencialmente podendo conversar conosco e trocar algumas experiências como isso ainda não é possível Ficamos muito felizes em termos esse encontro aqui de forma virtual. Professor, muito obrigado e lhe passo a palavra. Grazie, grazie, obrigado. Obrigado, uh, uh, rettore uh, Ricardo Marcelo Fonseca, obrigado, presidente della Faculdade Jurídica Sérgio staudt grazie a tutti uh, gli amici e colleghi brasiliani, qui si, Eh, collega in questo momento col canale YouTube della eh, facoltà giuridica di eh, Curitiba. Eh, eh, allora, cominciamo. Eh, testo, diritto, soggetto. Sono questi i tre registri che proverò a tematizzare nel corso del nostro seminario di oggi. Al cospetto di nomi così possenti, testo, diritto, soggetto, eh, non c'è ragione di indugiare troppo per dire che eh, chi parla si limiterà oggi a eh, indicare, a prospettare, a proporre delle piste, delle chiavi di lettura, a condividere con voi alcune personali esperienze di ricerca. Ecco, niente di più. Quindi una storia in tre tempi. Il testo, il diritto, il soggetto. Alla fine vedremo come questo si riconduce al titolo che ha scelto per questa mia conversazione eh, Riccardo Fonseca, cioè la storia del diritto come area di contagio con altre formazioni discorsive. Cominciamo dal testo. Ecco, la storia, la nostra storia prende avvio tra la Russia sovietica e la Francia sul finire degli anni Sessanta i protagonisti come in ogni storia ci sono dei protagonisti i protagonisti di questa storia eh, sono di eh, grande rilievo Mikhail Bakhtin un vero gigante eh, della teoria letteraria eh, della critica testuale del, del, dell'ex Unione Sovietica è una Combattiva, vivace, intellettualmente innovativa, eh, studiosa bulgara, naturalizzata francese, Giulia Cristeva. Giulia Cristeva a metà degli anni Sessanta partecipava a quel fervido clima culturale che vedeva come protagonisti in Francia Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes eh, eh, Soler era una eh, de, delle principali redattrici, forse la più, la più attiva redattrice di una rivista d'avanguardia, Talkele, e viveva, di, sentiva, partecipava di questa che è stata eh, definita eh, la French Theory, eh, che, era una tipica, eh, che è stata una tipica esperienza di contaminazione dei saperi. Eh, basti pensare che eh, la Cristeva, che è una semiologa, una filosofa, una eh, critica letteraria, ma eh, sul finire degli anni 70 avviò un filone di ricerca eh, che vedeva eh, dialogare eh, eh, diciamo, la semiologia con la psicoanalisi, perché? perché aveva partecipato ai seminari di Jacques Lacombe. E diventò la stessa psicoanalista. Eh, attivissima eh, femminista, eh, ha, ancora oggi ha una forte influenza sulla cultura letteraria femminista eh, europea e nordamericana. Perché eh, abbi abbiamo avviato la nostra storia con questo breve profilo? Come, come ovvio, io vado per rapidi decenni semplificazione perché abbiamo avviato eh, questa nostra storia con Giulia Cristeva cosa ha a che vedere con la storia del diritto e ecco, un po' alla volta vedremo che c'ha molto a che vedere eh, eh, ci siamo riferiti a Giulia Cristeva perché è stata lei a introdurre a inventare a elaborare il concetto di intertestualità e lo ha fatto facendo tesoro della grande eh, lezione di Michael Bakhtin. Ecco, torniamo al gigante di cui eh, vi ho detto all'inizio. Michael Bakhtin eh, è il più grande studioso di Dostoevsky eh, e ha fra tutti gli altri meriti, ne ha tantissimi per le influenze che ha avuto anche nell'epistemologia, nella psicologia eh, e altro ancora. Ecco, tra gli altri meriti c'è quello da, quello da eh, aver messo in evidenza il carattere polifonico della scrittura di Dostoevsky, eh, di aver messo in, in, di avere, come dire, eh, creato una nuova categoria nella critica testuale e letteraria che è quella della dialogicità. Quindi, come vedete, polifonia, dialogicità. C'erano già alcuni ingredienti di cui si servì Giulia Cristeva. Per elaborare questo concetto nuovissimo di intertestualità, un passo alla volta arriviamo a capire che cosa si intende per intertestualità. Ecco, diciamo che in una prima approssimazione, possiamo dire che per intertestualità si intende la rete l'insieme di relazione fra i vari testi che eh, sono presenti all'interno di un dato testo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque testo al suo interno ha più o meno implicitamente presenti altri testi. Facciamo un passo avanti. Eh, C'è chi ha usato una metafora che io trovo molto evocativa, molto bella, cioè in questa prospettiva intertestuale il testo è come un palinsesto cioè il testo è un testo come un testo sovrascritto a un altro testo che non viene però cancellato, ma non viene obliterato dal nuovo testo che si sovrappone al vecchio testo, ma se eh, come dire si rende visibile come in trasparenza eh, un palinzesto, immaginiamo i palinzesti medievali, oggi i, i medievisti, i paleografi, per mettere in evidenza la scrittura che è stata raschiata da, 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 da una manuense per utilizzare il materiale scrittorio, cioè la, la pergamena, che costava tantissimo, e scrivere un, no, un nuovo testo, oggi, i paleografi si servono di strumenti come la lampada di Wood per fare emergere quello che stava scritto prima, sotto, quello che è rimasto velato. Ecco, per eh, la teoria dell'intertestualità eh, eh, avviene un, un po' la stessa cosa, ecco, in questa, in questa eh, prospettiva della metafora eh, del palinsesto. Un'altra metafora è quella del mosaico, cioè. Il testo sarebbe un mosaico di citazioni più o meno esplicite, più o meno implicite. Ora, voi tutti eh, intuite, e eh, lo intuisce fra, fra tutti, eh, per primo sicuramente Riccardo, che eh, par, eh, fare riferimento, e evocare il mosaico di citazioni non può che portarci alla mente Walter Benjamin, il quale. A proposito delle citazioni e delle allusioni presenti in un testo, eh, parlava espressamente di una sorta di contagio, usava un'espressione simile, eh, quasi che con il sistema delle citazioni eh, un virus si eh, si introducesse all'interno di un testo per diffondere nuovi elementi. Quindi l'intertestualità è una forma di contagio, insomma, un po' come il nostro titolo: cioè, l'intertestualità è eh, una forma di arricchimento non solo di un testo, ma di un testo e di tutti gli altri testi in una ragnatela, in una rete che eh, possiamo chiamare la testualità. Ecco, nella prospettiva diciamo di Roland Barthes, eh, se per Roland Barthes tutto questo, eh, cioè l'intertestualità, naturalmente personaggi come Roland Barthes non, non potevano che aderire, che, che, che accogliere con favore la teoria dell'intertestualità, eh, tanto più che appunto per Roland Barthes soprattutto, questo produceva una sorta di decentramento dell'autore a vantaggio del lettore. A ben vedere però eh, nella nostra eh, chiave di lettura eh, l'intertestualità non è solo un decentramento del, dell'autore a vantaggio del lettore, ma è una, eh, un modo per eh, esaltare, valorizzare, enfatizzare il rapporto intrinseco che c'è sempre tra un genio letterario e il contesto culturale e storico in cui quel autore vive, quindi una sua storicizzazione diciamo. Bene, quel, eh, a, a questo proposito è interessante eh, come, definisce il, come definisce il testo Umberto Eco, lo definisce come una macchina pira. Ecco, nel dibattito sull'intertestualità: Umberto Eco dice: il testo è una macchina pira. In fondo, in fondo se eh, ci pensiamo bene, è come quando eh, Nietzsche diceva che i fatti da soli non parlano se non sono interrogati eh, e quindi eh, è una prospettiva eh, marcatamente ermeneutica. Eh, co cosa vuol dire che il testo è una macchina pigra? Vuol dire che il testo ha tutto uno, un, 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 un insieme di strati, di non detto, di già detto. Per poter emergere, per poter venire alla luce, hanno bisogno della cooperazione di un autore che abbia, eh, che porti in dote, nella sua lettura, una ricca biblioteca, cioè un testo è una macchina presupposizionale. Eh, detto questo, scusate se interrompo, non posso sì. salutare il nostro amico Paolo Cappellini. Eh, riprendo bene, in questa, eh, in questa eh, prospettiva. Eh, il testo come macchina eh, pre, eh, presupposizionale, eh, non può meravigliarci che, uh, il fatto che eh, diciamo, a metà degli anni '70 la teoria intertestuale, eh, incontrando, eh, diciamo, eh, confrontandosi con la semiotica, con la semiologia, Abbia ampliato di molto il concetto stesso di testo. Ecco, eh, non più quindi soltanto eh, il testo letterario, ma il testo inteso in una accezione molto più ampia: eh, e quindi eh, dipinti, eh, fotografie, eh, miti, racconti, eh, sceneggiature. Eh, brani musicali, videoclip, per arrivare ai nuovi media come, per esempio, interfacce web, eh, software, eh, ipertesti e eh, infine, eh, perché no, il campo delle relazioni giuridiche. Cioè, il testo, nella eh, prospettiva di Malinowski, ma soprattutto di Erard, di e di, e di Foucault, uh, il testo uh, viene visto a partire dagli anni '70 come un ricettacolo, come un testimone di tutte le, le tracce: delle tracce che gli speech acts, cioè gli eventi linguistici, hanno uh, lasciato. Ogni evento linguistico come evento comunicativo lascia delle tracce. L'insieme di queste tracce eh, si chiama testo. In fondo quello che sta avvenendo ora, eh, quando lo rivedremo, chi avrà voglia di rivederlo, io lo sconsiglio vivamente a tutti per quello che, che vado dicendo, eh, sarà un testo. Ecco, eh, eh, le carte processuali eh, sono un testo. Eh, gli appunti di uno studente a lezione eh, sono il giorno successivo la lezione, sono eh, il testo, quindi le tracce lasciate da un evento discorsivo. D'altra parte, che eh, questo ampliamento del concetto di testo abbia a che vedere molto con l'idea del diritto, con il concetto di diritto, col campo del diritto, perché il diritto nella sua accezione. Eh, più ampia, non quella ingenua e monistica dell'assolutismo giuridico, che il diritto sia una testualità, eh, quindi una intertestualità, non può meravigliarci perché cos'altro è il diritto se non un sistema di segni che senza sosta scambia, eh, scambia messaggi con altri linguaggi eh, di cui si serve. L'uomo interpretante per dare ordine e significato al mondo in cui vive. Eh, ma c'è di più perché in questa prospettiva, e qui siamo come dire, a un, in, un, in un momento decisivo del nostro ragionamento, eh, in un uh, ulteriore, diciamo, un ulteriore ampliamento di questo concetto di testo si può dire che anche il corpo. Uh, possa essere considerato un testo. Non nel senso che il, che il corpo è una superficie su cui la vita, l'esperienza, quello che chiamiamo l'erlebnis, il vissuto, eh, scrive, eh, lascia tracce. No? Quindi, non come so, super, il corpo, non come eh, superficie della scrittura, non come nella colonia penale di Kafka, il povero corpo dello, dello sfortunato eh, protagonista eh, che subisce le eh, sofferenze di quella macchina infernale che gli scrive sul corpo le, le colpe. Ecco, quindi non come superficie della scrittura, ma come scrittura a se stesso, come luogo di esistenza, come spazio aperto. Ecco questa è una di quelle quando all'inizio ho detto per parare i colpi, per dire non voglio essere pretenzioso dinanzi a, eh, a termini come testo, diritto eh, soggetto eh, eh, mi limiterò a delle piste, questa è una delle piste che io personalmente ho percorso nella mia esperienza di ricerca Ora, per eh, mostrarvi come e in che misura e fino a che punto il corpo possa essere visto, valutato come eh, scrittura di un testo, ci serviamo di tre punti di osservazione diversi. Ci assumiamo tre diversi punti di osservazione. Primo punto di osservazione, un romanzo dalle tinte forti che ci introduce con indicibile eh, violenza, crudezza, durezza nella grande epopea criminale eh, nei codici simbolici degli urca siberiani questo è il primo esempio che fra poco arriva il secondo esempio è la eh, scrittura dei corpi nei manicomi criminali tra 8 e 900 il terzo esempio è la riflessione di una Uh, molto attiva e combattiva uh, filosofa nordamericana Judith Butler. Ecco, uh, cominciamo dal primo esempio. Uh, L'educazione siberiana. Chiederei a Sergio Staut per qualche secondo di mostrare la copertina di questo romanzo. Dico che è un romanzo apparso in Italia per i tipi dei Naudi nel, nel 2009. È un romanzo apparso per eh, i tipi dei Naudi nel 2009, scritto da un eh, siberiano urca eh, naturalizzato italiano, vive in Italia, Nicolai Lilin, eh, che è stato tradotto in tantissime lingue e già nel 2010 è apparso in una casa editrice che si chiama Alfaguara, eh, credo che sia a Rio de Janeiro 2010, questo me lo potete confermare voi. Ecco Sergio, possiamo anche eh, lasciare, lasciare scorrere questa diapositiva. Bene, educazione siberiana, di che cosa si tratta? Eh, dicevo, è, eh, è un romanzo, quindi fu un è stato un evento eh, editoriale nel 2009, se ne è discusso molto, si è fatto anche un film di successo a noi interessa solo per una certa prospettiva che riguarda il corpo e la scrittura. Eh, di che cosa parla? Ecco, dicevo eh, alcuni minuti fa l'epopea criminale e i codici simbolici degli urca. Chi, so chi sono gli urca? Gli urca, a eh, voler credere al all'autore del romanzo, so è una comunità di eh, una comunità che stava, stanziava in eh, Siberia e che fu direi sarebbe stata uso il condizionale che c'è qualcuno che ha messo in dubbio la veridicità del racconto, ma a noi non interessa se sia vero o meno e eh, 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 ora cercherò di mostrarlo perché non è un'opera di storia, è un romanzo. Ecco questi Urka che è una, un clan criminale eh, nella, nel periodo dello stalinismo viene eh, deportato questo clan viene deportato eh, nella periferia sudoccidentale dell'impero eh, sovietico viene deportato insieme a tanti altri clan di tante altre etnie quindi come voi in, intuite il paesaggio di questo romanzo di questo racconto è un paesaggio apocalittico altro che obbessiano è un paesaggio Neogotico, ecco, eh, in cui la violenza è veramente il, eh, una liturgia della vita. Eh. Eh, questi urca hanno dei codici simbolici, gli antropologi direbbero una subcultura, un po' come da noi in Italia, la subcultura mafiosa. Eh, qual è il nucleo? Della subcultura del Durka e ecco, quel nucleo fondamentale è quello di autodefinirsi i criminali onesti, e questo, usano questa espressione il Durka. Eh, non sono più in Siberia da hm, tanti decenni, ma sono in una. L'autore del romanzo la, la chiama la terra di nessuno, la Transnistria, una terra di nessuno, perché al momento in, del crollo della. Unione Sovietica, per tutta una, 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 una complicata situazione internazionale, questa eh, piccola regione non si sapeva da quale, a, a quale entità eh, giuridica eh, appartenesse. E, ecco, eh, diciamo, questi, perché loro si autodefinivano criminali onesti? Perché lottavano contro il male. Il male era prima di tutto la cosiddetta mafia russa. Eh, erano gli sbirri usavano questa espressione gli sbirri cioè la polizia erano i banchieri erano i ricchi benestanti erano i trafficanti di droga una lotta senza quartiere ecco eh, perché ho, ho, non voglio farla lunga ma Arrivo al nocciolo della questione perché mi interessa il, 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 questo romanzo che è educazione siberiana, che è un, un romanzo molto forte. Perché l'architrave di questa subcultura è il tatuaggio. Hm? Il tatuaggio. Beh, io pensavo... Eh, grosso modo di sapere che cosa fosse il tatuaggio prima di leggere questo romanzo, diciamo però dopo averlo letto devo ammettere che mi si è spalancato un, un campo uh, per me eh, sconosciuto, ecco, l'avessi la, eh, la, conosciuto prima di scrivere il mio il corpo come testo sicuramente sarebbe stato uno, uno degli autori <coughs> citati nei miei lavori. Il tatuaggio, andiamo per ordine. Innanzitutto, chi è il tatuatore? Il tatuatore non è un artista, non è un, eh, un soggetto che eh, dietro un compenso eh, incide con metodi arcaici, volutamente arcaici. Mm? E quindi dolorosissimi, incide, incide un disegno, una raffigurazione sul corpo di un individuo. Il, tato, il tatuatore è una sorta di sacerdote hm? che rende visibile agli occhi di tutta la comunità la vita di tutti gli altri, cioè fa tutto quello che gli altri componenti del clan. Eh, desiderano che lui faccia questo è il tatuatore eh, eh, si va dal tatuatore a chiedere un determinato tatuaggio cioè un criminale urca va dal tatuatore e gli dice fammi questo tatuaggio assolutamente no non si può andare dal tatuatore a chiedere un tatuaggio si va dal tatuatore a raccontare un evento, a raccontare la propria storia è una differenza fondamentale perché, come dice l'autore, eh, non è eh, eh, diciamo, non è eh, il soggetto eh, che chiede eh, che sceglie il tatuaggio. Eh, per il proprio corpo, ma è il tatuaggio che sceglie eh, il, il, il soggetto in, uh, in cui deve essere eh, eh, inciso. Eh, allora, dicevo, eh, il, il, quindi il, il giovane criminale eh, che si rega dal tatuatore, eh, non sceglie un tatuaggio, ma racconta un evento, una storia e il tatuatore trasforma quella storia in un tatuaggio. E questo giorno dopo giorno eh, equivale a una scrittura continua sul corpo del, eh, del giovane eh, dei segni della sua esperienza, del suo vissuto. Eh, quindi, nessuno sceglieva un tatuaggio, ma era il tatuaggio a scegliere il suo portatore, nessuno sceglieva il tatuaggio, ma era il tatuaggio a scegliere il suo portatore. Io, quando ho letto questa affermazione nel libro di Nicolai Lenin, francamente sono rimasto eh, molto colpito perché un, un, si tratta di un ribaltamento logico che, come una libera associazione, mi ha portato alla mente al. Eh, al, al, al lavoro del, di Martin Heidegger, Heidegger il principio di ragione laddove dice non, siamo, eh, non è l'uomo a parlare il linguaggio che parla o laddove Wittgenstein eh, diceva i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio qui addirittura il nonno del, del protagonista del romanzo dice non è eh, do, eh, non, è il non, non, non è il corpo che, eh, che eh, non è il, un tatuaggio che è sovrascritto al corpo, ma è un corpo che sta sotto un tatuaggio. Quindi questo ve l'ho voluto raccontare come l'esempio di, eh, di come la storia di un uomo sia scritta sul suo corpo. Secondo esempio riguarda. Ehm, la genealogia dei manicomi criminali. La scrittura del corpo nei manicomi criminali in Italia fra 8 e 900. Ecco come eh, eh, come nella eh, diciamo anche qui nella colonia penale di Caffica, anche nel manicomio criminale un sapiente apparato disciplinare scriveva giorno dopo giorno sulla sulla soma, sulla pelle dell'internato una, sulla carne dell'internato i segni del suo stato morboso eh, eh, qui bi, siamo tra 8 e 900 come tutti sanno i, criminali, i manicomi criminali sono quei luoghi di eh, diciamo a metà tra eh, luoghi di detenzione e luoghi di cura in cui vengono internati e reclusi sia coloro che ritenuti non responsabili di un delitto perché, perché incapaci di intendere di volere, o, eh, ma anche coloro che sono impazziti in carcere perché, per, per, perché non, non eh, sono riusciti a… Come dire, a eh, tollerare il, lo stretto regime carcerario. Ecco, i, nei manicomi criminali eh, una ossessiva eh, quotidiana eh, scrittura eh, mette in evidenza questa eh, illusione di poter eh, conoscere l'interno attraverso l'esterno. Eh, Qui, ecco, nonostante eh, Valsalva, nonostante Morgagni, nonostante i grandi, eh, le grandi conquiste della medicina moderna che ci sono state raccontate nella nascita della clinica di Michel Foucault, è come se la cosiddetta scienza con la maiuscola, in questo clima di, di, eh, di sfrenato scientismo, di sincretismo, i, di, com, come penso io di brodaglia in cui eh, stavano insieme tutti, un po' di diritto, un po' di psichiatria, un po' di antropologia criminale, un po' di genetica, un po' di statistica, un po' di eh, demografia. E, è come se si fosse tornato indietro eh, a, a quella concezione premoderna della, eh, della malattia come, eh, e dell'inclinazione dell propria della malattia a dissimulare ecco in quel tempo si credeva quindi tra 8 e 900 nella psichiatria manicomiale eh, si pensava che la malattia la, la follia per sua natura era come una sorta di pattumiera in cui eh, in cui gettare ogni forma di sindrome eh, diciamo eh, psichiatrica no? e allora più che curare l'internato per riportarlo a uno stato di salute mentale, il problema era di snidare, di scovare il nemico. In questo caso il nemico era la malattia. Eh, e, e quindi il compito oh, di questi dispositivi disciplinari eh, era eh, quello di, eh, di inscenare un combattimento, una sorta di torneo medievale tra l'alienista psichiatra e la malattia e la malattia per sua natura eh, simulava e dissimulava ecco per fare questo la scrittura del corpo era una strategia particolarmente efficace e allora dal momento in cui il soggetto faceva il suo ingresso eh, nel eh, manicomio eh, giorno dopo giorno una ossessiva Uh, scrittura e uh, ipertrofia di informazione uh, sul, uh, sulla um, biografia infantile dell'internato, uh, sulla famiglia, alcolismo, sifilide, propensione alla delinquenza, o, ogni sorta di, eh, di indizio che eh, eh, mettesse alla luce la natura morbosa del, dell'internato e e sotto la voce anannesi un uh, sfrenato un uh, indicibile uh, elenco minuzioso elenco sul uh, suo corpo che non posso che uh, leggere perché è così difficile uh, tenere a mente sistema pidifero uh, la fronte, le sopracciglia, il naso, le labbra, il palato eh, le cicatrici, le storpiature, i tatuaggi, le funzioni trofiche, la soglia spaziale tattile e dolorifica, la sensibilità, il campo visivo, la motilità, riflesse e volontarie, per finire le funzioni psichiche distinte con piglio botanico in sfera intellettiva, affettiva e evo volitiva. Quindi una stupefacente ipertrofia di informazione che se scalfivano appena il soma, Dell'internato in compenso avevano il vantaggio di assegnarlo alla nicchia nosologica a cui l'aveva destinato il sapere psichiatrico. Ecco, cominciamo a intravedere uno degli elementi che io qui voglio enfatizzare, cioè le procedure di classificazione. Cioè, dopo un, accura un così accurato scandaglio, l'internato era diventato intrinsecamente simile a tutti gli altri. Folli che si radunavano eh, sotto la medesima classe. Il terzo oh, punto di osservazione eh, riguarda eh, un libro, oh, un libro eh, a mio parere, eh, assai importante, eh, di una filosofa americana, Judith Butler, eh, che in italiano è comparso col titolo Vite precarie. Eh, in cui la Butler individua la costituzione del, dell'umano dell nelle sue radici interpersonali e nel sofferto lavoro del lutto e della perdita. È un approccio davvero originale eh, e vale la pena qui di eh, spendere qualche minuto. Eh, perché eh, è la prima volta, ecco, eh, questa è l'edizione castiglia, in castigliano. Eh, se eh, Sergio fai, eh, passi alla, eh, alla diapositiva successiva, provo a, legge, a, fa, a leggere alcuni brani. Ecco, eh, dico che è un avvincente itinerario di ricerca quello della uh, Judith Butler. Eh, perché eh, non a caso incontra le eh, odierne riflessioni sul trauma soprattutto sul, sui traumi massivi e eh, 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 ci aiuta a riflettere su quello che è stato definito eh, dalla eh, psicoanalisi, di, ma, eh, dagli studi eh, molto interessanti sul campo Uh, di Dori Laube e di altri eh, 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 dei neurobiologi quindi non solo psicoanalisti ma neurobiologi eh, ci fanno riflettere su quello che è stato definito persistenza dell'umano e sulla ricostruzione del legame interno tra sé e l'altro ecco quindi diciamo la, la perdita e il lutto l'elaborazione del lutto e la fragilità del corpo Stanno lì a dimostrare, secondo la Butler, eh, che la costituzione dell'umano è, eh, è, fo è fondata sulla eh, fragilità dei corpi e sul lavoro del lutto. Eh, leggo insieme a voi alcuni, alcuni brani di questa pagina. Eh, Un'espressione un che trovo particolarmente eh, importante. Gli uomini, dice l'autrice, sono corpi socialmente costituiti. Come è facile intuire, qui c'è una aperta contrapposizione al coscienzialismo al, e al soggettivismo che è tipico della eh, filosofia, eh, de, quindi diciamo della... Del della filosofia occidentale da Cartesio in poi eh, una, una critica fortissima quindi soggettiv al soggettivismo e al coscienzialismo eh, che rivaluta invece eh, le radici interpersonali della, nella costituzione dell'umano quindi eh, leggiamo qualche, qualche qualche passaggio la perdita ha creato un sottile legame fra tutti noi e più sotto ciò significa che ciascuno di noi in parte è politicamente costituito dalla vulnerabilità sociale del proprio corpo in quanto luogo del desiderio e della vulnerabilità fisica luogo di una dimensione pubblica un tempo esposta e assertiva e ancora la perdita, eh, se la puoi ritrasmettere, sì, la perdita e la vulnerabilità sono conseguenze del nostro essere corpi socialmente costituiti, fragilmente uniti agli altri, che possiamo sempre perdere ed esposti agli altri, sempre a rischio di una violenza che da questa eh, esposizione può derivare. Voi capite che, forse, con un po' di coraggio. Eh, eh, da, dal concetto di testo siamo passati a quello di intertestualità eh, dal, eh, dal concetto di intertestualità a quella del corporeità eh, dopo questa lettura potremmo anche con, con molte cautele parlare di intertestualità dei corpi eh. Eh, bene eh, Diciamo fin qui il primo registro tematico, il testo. Passiamo al secondo registro tematico, il diritto. Eh, naturalmente, chiedo ancora al presidente della sessione, il professor Sergio Staut, che mi avverta se, se sto prendendo troppo tempo in maniera da ridurre. Ma eh, ok. Molto bene. Allora, qui eh, il testo, il diritto. E qui mi piace ricordare, eh, richiamare meglio l'insistito richiamo, l'insistito riferimento che Paolo Grossi più volte e in più luoghi fa del modo in cui eh, l'assolutismo giuridico ha depauperato eh, il diritto delle... Eh, eh, i, più risalenti, più intrinseche relazioni che il diritto da sempre ha con la eh, voce viva della società. E di grossi mi, mi piace anche eh, ricordare eh, quell'espressione che usa eh, laddove scrive che il diritto, prima ancora di essere scritto sui codici, è scritto sulla carne dell'uomo. Eh, qui insomma rinvio a, 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 ampiamente alle cose che ci ha insegnato il nostro eh, comune grande maestro eh, per di, per, eh, e, e quindi sorvolo su questa, sulla visione ingenua eh, del diritto che è frutto del, del, del monismo oh, giuridico. Eh, e eh, 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 vorrei soltanto fermarmi su due profili, eh, diritto società e diritto mentalità. Ecco. A proposito del rapporto tra il diritto e la società, eh, mi piace, vorrei ricordare eh, una bella espressione dello storico inglese Walter Ullman, là dove eh, dice Pressoché testualmente, ora cito a, a, a mente che il diritto è la forma letteraria della società. Io trovo questa espressione di indicibile bellezza. Equivale a dire: il diritto è la letteratura della società. Cioè, non è eh, quel, quell'ovvia. Eh, scontata, eh, diciamo, considerazione che il diritto è il, ha dei legami molto stretti, molto solidi con la società, dire che il diritto è la letteratura della società eh, bisognerebbe rammentarlo ai nostri colleghi giuristi posit positivi quando qua, con quella inclinazione a eh, come dire a, relegare gli storici del diritto in una sorta di giardino zoologico della cultura, ci dicono, usano questa distinzione, eh, discipline positive, discipline culturali. Eh, quando ero in servizio eh, avevo molta meno, me, meno pazienza di quanto non, non ne abbia ora. Eh, mi arrabbiamo molto dinanzi a questa distinzione e, 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 e commentavo dicendo: eh, chi eh, riserva la storia, alla filosofia soltanto la qualifica di disciplina culturale fa un torto al diritto, perché il diritto è intrinsecamente culturale. Chiusa parentesi, quindi eh, l'espressione di Ulman è un'espressione bellissima. Il diritto come letteratura della società. Però ce n'è una che a me eh, che è ancora più incisiva, è che è del nostro compianto amico Antonio Espagna, da dove scrive il diritto immagina la società prima ancora di regolarla. Eh, conosciamo bene Espagna, il suo stile provocatorio, molto stimolante. Cosa vuole dire il diritto immagina la società prima? ancora di regolarla. Eh, non è una posizione, diciamo, eh, meramente costruttivistica, non vuol dire che il diritto, la società è eh, frutto del diritto, cioè è il, è, è il prodotto del diritto, dice una cosa molto più complessa, molto più ricca, più densa, più pregna, vuol dire il diritto è voce della società, uno, due, il diritto dà voce alla società. Quindi c'è un rapporto dialettico tra questi due enunciati, il diritto è voce della società, un po' quello che diceva Ullman, diritto alla letteratura della società, il diritto è voce della società. Ecco, a questo bisogna aggiungere però il secondo enunciato, il diritto dà voce alla società. Che vuol dire quindi immagina la società? Eh, qui eh, è, è capitato a me di, di eh, discutere un bel libro di un, un importante libro di Antonio Spagna sull'immaginario, eh, eh, Spagna usa l'espressione la nozione concetto di immagine immaginario. Che cos'è immagine immaginario? Ecco, eh, questo, questo concetto è molto complicato, è molto intrigante, cioè verrebbe voglia di fare un seminario solo su questo co concetto perché eh, riguarda il rapporto, come avrebbe detto Foucault, tra le parole e le cose, eh, tra la realtà e la sua rappresentazione. Eh, personalmente io ho sempre creduto e lo credo sempre di più che la realtà eccede la, la rappresentazione, che è una pura illusione immaginaria, un rapporto meccanico mh, tra la rappresentazione e la realtà, eh, che è una, una vera... Eh, come dire un vero fraintendimento, un grave fraintendimento, immaginare eh, l'immagine, l'immaginario, la rappresentazione come una sorta di fotografia della realtà. Per non dire che la fotografia, eh, non ci vuole tanto a, a condividerlo, lo, 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 scusate se dico delle cose ovvie, ben note a tutti, la fotografia non non è lo specchio della realtà meccanico, ma è una ermeneutica della realtà, se no non esisterebbero uh, le mostre d'arte di fotografia, non, es non è esisterebbe eh, la fotografia come arte, quindi anche la fotografia è una ermeneutica della realtà. Ma su, su, su questo ha scritto pagine mirabili. Eh, Riccardo Marcello Fonseca nel suo bellissimo libro Introduzione teorica alla storia del diritto che io ho avuto il piacere e eh, l'onore di discutere insieme eh, agli amici Paolo Cappellini, Giovanni Cazzetta Massimo Maccarelli, Alberto Spinoza, eh, eh, Riccardo si ferma molto su questa critica al positivismo su questo rapporto tra il, eh, il quadro e il, e, e il pintor eh. Eh, quindi, diciamo, siamo arrivati almeno a questo, a questo punto condivisibile, che l'immaginario non è la, eh, come dire, il risultato meccanico, il riflesso meccanico della realtà. Ma allora, cos'è? Eh, diciamo, è eh, il modo in cui viene rappresentato eh, culturalmente e socialmente un certo evento, una certa storia, un certo fenomeno. Eh, anche eh, gli storici con tendenze meno co costruttivistiche eh, devono ammettere che gli immaginari, quindi il modo in cui le, collettivamente si rappresenta una società, si, la, la, la sua mentalità, eccetera, eh, gli immaginari una volta impiantati nel tessuto sociale, Influiscono sul tessuto sociale, cioè hanno una eh, funzione poetica. Cioè, gli immaginari eh, contribuiscono a strutturare, a standardizzare i legami sociali. Ecco. Allora, eh, da questo punto di vista, eh, dire che eh, il diritto immagina la società prima ancora di regolarlo equivale a dire. A una, eh, equivale a dire che il diritto come linguaggio eh, eh, ha una, eh, un grande eh, ruolo strutturante, un forte ruolo strutturante nel categorizzare, co così co con gli immaginari e, co e con i concetti, nel categorizzare i legami sociali e nello stabilizzarli. Quindi questo è il diritto come cultura. Come, come, eh, eh, come immaginario della società. Eh, un, un, un passo avanti, il diritto come mentalità, il diritto, eh, vi dicevo all'inizio di questa, di questa diciamo, parte, eh, non voglio contribuire a disorientare i miei ascoltatori, eh, ho, ho sempre il timore che una struttura così rapsodica possa Perdere un po' eh, l'orientamento, cioè, vi ricordo il testo, il diritto, il soggetto. Siamo all'interno delle nostre riflessioni sul diritto. Eh, ci ho tenuto a dire che non voglio fare eh, grandi discorsi, ma voglio solo prospettare alcune piste. Eh, quindi mi sono fermato su, a partire dalle lucide osservazioni di, eh, di Grossi sul, sulle mitologie della modernità, mi sono fermato sul diritto e eh, società, ora diritto e cultura. Eh, quando parlo del diritto come mentalità, è come dire: il diritto è un fatto culturale. Eh, ho anche, eh, con molta eh, schiettezza, con molta, forse con un po' di enfasi, eh, ho manifestato il disagio che provo, l'irritazione che provo verso chi. Eh, Considera il diritto una mera tecnica. Sì, il diritto è una tecnica, ci mancherebbe altro. Scriveva Sbriccoli in un, in un eh, magnifico convegno, eh, se non ricordo male, Paolo, se tu mi ascolti mi puoi aiut aiutare, credo nel 1985, eh, storia giuridica e, e scienze sociali, credo che fosse il convegno. Eh, scriveva che. Eh, il diritto lascia eh, eh, tracce asintomatiche per chi non conosce la grammatica del diritto. Eh, diceva la storia del diritto la, la può esercitare solo chi conosce la grammatica del diritto perché il diritto lascia delle, delle tracce asintomatiche. Cioè asintomatiche vuol dire che non, agli occhi dei più non sono sintomi, agli occhi dei giuristi sono sintomi perché, perché il giurista conosce la grammatica del diritto. Eh, diritto eh, e quindi eh, diciamo è eh, sì è eh, sì una, eh, una tecnica quindi una, una tecnica raffinatissima la grammatica del diritto ma è anche una cultura una mentalità cioè il diritto fa parte di quella visione del mondo del modo in cui noi eh, la morte i rapporti tra tra i sessi tra padre e figlio, ecco fa parte di tutto questo. Ehm, e qui ora eh, vi sembrerò molto stravagante, forse eh, sto per prendere una via eh, un po', eh, diciamo, laterale rispetto al nostro discorso, ma vi prometto che, in, che ritorneremo sulla strada che abbiamo intrapreso. Ecco. E qui voglio introdurre eh, i, i grandi eh, contributi dati dalla eh, eh, biologia eh, eh, dello sviluppo, eh, dalla neurobiologia e dalla psicoanalisi interpersonale e dall soprattutto dall'antropologia culturale eh, sul concetto di cultura cosa voglio dire? che eh, il diritto come cultura e qui io mi riferisco a un'accezione di cultura ecco mi sto riferendo a un'accezione di cultura a un significato di cultura molto ampio per, per cultura in questo momento eh, convenzionalmente dico in questo momento Ecco perché dicevo sto prendendo una strada laterale. Per cultura mi riferisco a tutto quello che ci viene in dote a noi umani, non dalla sfera del bios, ma dal rapporto che l'uomo della sua storia filogenetica ha tessuto con la natura e le cose. Abbiamo bisogno di eh, fermarci per qualche minuto eh, sul concetto di neotenia. Eh, io penso, ritengo che questo concetto possa eh, essere di qualche eh, uh, utilità eh, riguardo alla nozione di cultura. Hm? Eh, allora, cos'è la neotenia? Eh, nella eh, biologia dello sviluppo, eh, neotenia eh, eh, sta a significare, a rappresentare quella eh, attitudine che è propria di tutti gli esseri viventi, compreso l'uomo ovviamente, a mantenere in età, adulti, in età adulta. I caratteri infantili neotenia vuol dire che tutti gli esseri viventi tutti gli esseri viventi sulla terra condividono questo che chi più chi meno eh, mantiene ciascuna specie mantiene i tratti infantili nell'età adulta chi più chi meno cosa vuol dire che eh, Ogni specie è più o meno neotenica di un'altra. ecco. Eh, vi faccio un esempio e vi può fare sorridere. Il meno uno dei meno neotenici di tutti, la, una specie fra la, le meno neoteniche di tutte. È il ragno, hm? cosa vuol dire che è tra le meno neoteniche? Il ragno, appena viene venuta la luce, Immediatamente comincia a tessere la ragnatela, cioè sa tessere la ragnatela. Che vuol dire che sa tessere la ragnatela? Che vuol dire quindi che ha, è il me meno neotenico? Vuol dire che ha meno bisogno di altri di cure genitoriali. L uh, quindi il ragno versus. Uomo. Ecco, l'uomo è il più neotenico fra eh, gli animali, eh, tra gli esseri viventi, tra gli esseri eh, uh, viventi. Eh, e perché? Cioè, cosa vuol dire che è il più neotenico? Che l'uomo, sia nella sua storia filogenetica che nella sua storia ontogenetica, è un animale incompiuto. Cioè, eh, il, la mente eh, della nostra mente, la vita della nostra mente è segnata da una, un processo di accrescimento continuo eh, attraverso cui si stabiliscono le sinapsi neuronali e si rivestono di mielina gli assomi. Il nostro encefalo nel periodo postnatale eh, cresce per dimensione e peso circa quattro volte. Cioè, eh, detto in altre parole, eh, eh, l'animale uomo ha bisogno di molto più, più tempo per funzionare rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Cioè, eh, l'essere umano ha bisogno molto più a lungo di quando non abbiano bisogno i cuccioli di altre specie delle cure genitoriali. Questo fa sì cioè, che eh, l'ominazione, come è stata definita, cioè eh, la comparsa dell'uomo sul, sul nostro pianeta, sia stato il risultato dell'interazione fra natura e cultura. Eh, qui voglio citare Clifford Geertz eh, eh, testualmente perché sicuramente le sue parole saranno molto più chiare di quanto non siano state le mie. Eh, cito eh, testualmente Clifford Geertz. Ciò che distingue l'uomo più vistosamente dai non uomini è la quantità e la varietà di cose che deve imparare prima di poter funzionare la cultura invece di essere aggiunta per così dire a un animale già compiuto completo fu un ingrediente più importante nella produzione di questo stesso animale cioè contra contrariamente al senso comune a quello che comunemente noi intendiamo non è che la cultura è arrivata dopo che l'essere umano si è compiuto. La cultura ha contribuito insieme alla natura a costruire l'umano, a costruirlo anche nei suoi rapporti neuro, neuronali. Eh, non dico un'eresia, non dico una novità, eh, eh, moneta corrente che ormai eh, è, è dimostrato scientificamente, che tra due persone che, eh, che st stabiliscono riescono a, a stabilire un rapporto di empatia, ecco, gli emisferi destro di destri de, di entrambi comunicano eh, e si modificano eh, reciprocamente eh, proprio nelle, in quello che noi eh, tradizionalmente siamo eh, abituati a pensare come attinente alla mera natura. ora per non sembrarvi eh, eh, del tutto stravagante o più del necessario, eh, vo vo vorrei eh, provare a mostrare come questa deviazione che io ho fatto eh, eh, ci serve a capire quanto eh, fondati sia, eh, siano le critiche. A una certa visione riduzionistica, normativistica del diritto, e come quel titolo che mi ha eh, suggerito Riccardo Marcello Fonseca, eh, area di contagio, non è una scivetteria ma è un dato di fatto, cioè come persino frequentando, frequentando la neurobiologia, eh, L'antropologia culturale, noi troviamo conferma su quello che già conosciamo per, nostra, per i nostri studi filosofici o sociologici o giuridici. Per, per, perché c'è questo contagio? Perché i, i recinti disciplinari spesso sono delle gabbie, eh? Eh, 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 sono, sono utili quando salvaguardano la specificità dei nostri saperi, ma non quando la opprimono. Dicevo per dimostrarvi come poi, per quanto sia stato stravagante questa mia deviazione, però è in qualche modo legata all'argomento del, eh, del seminario di oggi, eh, voglio fare eh, riferimento al concetto di civiltà. Eh, ecco, ehm, il termine civilizzazione è figlio della modernità, ecco, civilizzazione nasce nella lingua francese e naturalmente trova immediatamente traduzione in tutte le altre lingue, nella Francia dell'Illuminismo. Quindi il termine civiltà è un tipico termine della modernità. Civiltà è un termine assai intrigante, assai denso, perché civiltà è un termine singolare, collettivo. Civiltà singolare, civiltà plurale. Ecco, civiltà non cambia, eh, non viene declinata al plurale, civiltà è singolare e plurale. Ecco, dietro questa, questa diciamo, eh, sua, eh, questo suo essere singolare collettivo si annida, si annidano, come avrebbero osservato Ockeimer e e adorno si annida una dialettica dell'illuminismo perché si annidano alcune pieghe tipiche di verticoli, alcune pieghe tipiche della modernità. Perché dire civiltà e, e le civiltà equivale a dire due cose: uno, l'uomo è uguale a se stesso dappertutto e sempre. E questo è un messaggio tipicamente universalistico del, dell'illuminismo e dell'illuminismo giuridico. La cultura del codice, che cosa è stata in fondo? Eh, abbiamo, eh, ricordiamo tutti la magnifica lezione di Carlos Petit. Questa pretesa universalistica che eh, la cultura del codice fosse esportabile dappertutto, no? Ora prendiamo dei nostri amici romanisti in Italia che, hanno, che stanno in, questi, in questo periodo magnificano le progressive sorti eh, le, eh, del loro, dei loro frequenti accordi con la, eh, con la Russia, con la Cina comunista capitalista, a cui. Sembrerebbe abbiano fornito un modello di codice civile. Hm? Io ho i miei dubbi, insomma, mi lascio un po' dubbioso. Quindi, primo punto: civiltà evoca l'universalismo tipico, il messaggio universalistico del, dell'illuminismo. Universalistico vuol dire anche metastorico: vuol dire l'uomo è eh, uguale dappertutto, e eh, eh, in qualunque epoca storica anche una piega, vi dicevo, come nella dialettica dell'illuminismo, perché se è plurale allora ci sono livelli diversi di civiltà, si insinua un dubbio, ci sono civiltà superiori, civiltà inferiori, civiltà che arriveranno dopo a un certo livello di civilizzazione e civiltà che non ci arriveranno mai, cioè è il terreno più fertile per una teoria della razza e del razzismo. Torniamo alla prima declinazione di civiltà e civilizzazione. Eh, immaginare eh, civiltà nel, come prodotto dell'Aufklärung eh, come un messaggio universalistico è, equivale a dire che eh, nel rapporto fra, torniamo alla neotenia, al rapporto fra cultura e natura, di cui nel, alla mia precedente divagazione. Equivale a dire eh, che, eh, con le parole di, in parte di Cartesio, ma uso una metafora di Wittgenstein, sembra un, assort un assortimento mal assortito, che eh, eh, l'umanità, l'uomo, l'umanità è là dove la vanga si piega è quella roccia dove la vanga si piega la metafora della vanga di Wittgenstein la metafora della roccia di Cartesio cioè cos'è una roccia? una roccia è un elemento formato da una parte dura e da una uh, più, o, più, o, uh, più o meno densa uh, stratificazione di di sabbie, di cristalli, di detriti che si sono solidificati, ecco, la parte dura è, è la natura, è l'umanità. Nella sua, nella sua eh, diciamo, versione naturale, nella sua naturalità. Tutto quello che può essere scalfito tutto quello che si è sedimentato nel tempo, eh, sono quello che Alberto Magna avrebbe chiamato habitus e che i pragmatisti americani chiamano habits, sono i costumi. Quindi i costumi sono eh, i detriti, e tutto quello che si è sovrapposto alla roccia solida, la roccia solida è la natura. Ecco, questo paradigma è stato eh, è, è completamente ribaltato nella logica dell'antropologia culturale, della moderna acquisizione della, delle eh, teorie neurobiologiche. Ma pensate che il, il, il primo a, a, a smontare questa, questa a, smontare, a, a intaccare, a mettere eh, diciamo in crisi, a, a decostruire, questo paradigma è stato niente meno che Pascal, eh, che risulta, eh, ma non è una novità: di una attualità veramente stupefacente, sorprendente. Qui lo devo citare perché, a proposito di, questa, eh, di questo rapporto tra natura e costume, guardate cosa ci dice oggi Pascal, a, a tanti secoli di distanza. Eh, Parole di, eh, Cartè, eh, di Pascal. Ho una gran paura, dice Pascal, che questa natura, la natura umana, sia anch'essa un primo costume, così come il costume è una seconda natura. E, 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 e finisce dicendo così, il costume è la nostra natura. E, cioè Pascal non ha dovuto aspettare. Né i neurobiologi né eh, la biologia evoluzionista né Clifford Hitler, ma insomma, come vediamo, aveva già capito tutto. Bene, passiamo. Eh, prendo un attimo di respiro. Eh, passiamo al terzo dei nostri registri, quindi ci avviamo, diciamo, alla fine. Il, te il testo: il diritto. Il soggetto, anche qui eh, solo piste, solo chiavi di lettura, solo esperienze eh, personali di ricerca, niente, niente di più. Eh, in questa terza parte eh, ci occupiamo di alcuni congegni che sovrintendono alla produzione della verità e alla costruzione del soggetto e dell'identità. Proverò a mostrare brevemente per grandi linee e come anche in tempi storici distanti tra loro la questione del soggetto si sia posta, si posta all'incrocio tra identità, alterità e riconoscimento. La scomunica e l'infamia per l'età medievale, il manicomio criminale tra 8 e 900, sono stati dei portendosi congegni di produzione della verità. Hanno funzionato come una macchina astratta che si industria senza soste a classificare raccogliere, a raccogliere gli individui che concretamente servono al loro funzionamento. Eh, voglio tornare su, su un punto, ho, ho usato macchina astratta, eh, muto questa, prendo a prestito questa eh, espressione macchina astratta da Roberto Finelli, che è un grande filosofo italiano, eh, studioso di Marx, di Hegel e di eh, Freud. Il quale giustamente eh, eh, ha messo in evidenza la grande forza euristica nel capitale di Marx del concetto di astrazione reale. Perché, a proposito della forma merce, ha evidenziato eh, Marx: ecco perché il Marx del capitale è molto più attuale del Marx del manifesto. Della, è, è, secondo Finelli, il Marx, il Marx del capitale è molto più attuale del Marx della sua antropologia eh, che si contrapponeva a quella di Hegel. Ecco, ehm, la forma merce, la stazione reale, vuol dire che la forma merce ha una uh, uh, nella produzione della forma merce. Si avvia una procedura autoreferenziale e autopoietica che, che fa sì che la logica della quantità prevarga su quella della qualità. Beh, questo non c'entra nulla con il nostro discorso, a me è, 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 è sembrato da un po' di tempo utile utilizzarlo nella, uh, in una accezione diversa, come macchina astratta per dire che. I, eh, scomunica e eh, infamia per il medioevo manicomio criminale per 8-900 sono un, uh, dei dispositivi disciplinari so, eh, sono una macchina astratta vuol dire usano il, i, i sistemi di classificazione hm? eh, non perché radunano individui che sono simili in natura naturalmente cioè Facendo propria, eh, facendo mia la, eh, la grande intuizione di Mary Douglas in quel libro magnifico che è Come pensano le istituzioni, le classificazioni sono dei sistemi di produzione dell'identità e sono eh, dei sistemi culturalmente costruiti e socialmente eh, controllati cioè le classificazioni non sono in natura cioè classificare gli uomini eh, eh, per il colore dei capelli o per eh, l'orientamento sessuale non non, non, non non è la stessa cosa hm? quindi la classificazione è già una scelta è, è una scelta precisa è una certa risponde a un certo ecco torniamo all'idea di immagine a un certo immaginario della società e della realtà. Allora eh, la classificazione è un artificio, è, è, direbbe Spagna è arbitraria, è locale, cioè è il frutto di una cultura, è il frutto di una scelta politica, diremmo, è culturalmente costruita e quindi costruita da una cultura ed è socialmente controllata. Allora eh, dire che eh, sono eh, eh, scomuniche, infamie, eh, manicomi criminali. Eh, macchine, una macchina eh, dire che sono una macchina astratta sia nel Medioevo che nell'otto-novecento vuol dire che sono dei, dei dispositivi disciplinari autoreferenziali che classificano gli, indi, gli individui, vuol dire che radunano gli individui. Che non radunano, che non, che non raccolgono, che non, che non accolgono dentro i loro recinti disciplinari individui concreti, ma che raccolgono individui che concretamente, questa volta sì concretamente, servono al loro funzionamento. E sono quindi, da una parte, eh, dispositivi eh, e macchine che producono la verità. E dall'altra macchine che producono l'individualità e la soggettività. Eh, facciamo eh, l'esempio del medioevo. Eh, ecco, nell'età medievale finché ognuno teneva il suo proprio posto, nessuno si sentiva particolarmente colpito dalla singolarità degli altri. Tutti sappiamo che nel, medioe nel Medioevo la differenza non era uh, un perturbante, non era uh, un, un, mo un motivo di allarme. Eh, cioè, L'immaginario della società era uh, costruito sulla metafora del corpo. Ecco, Nell'età medievale... Eh, eh, si aveva una visione olistica, una visione organicistica del corpo sociale, quindi la singolarità dell'altro de, de, de non era di per sé un, uh, un co, come dire non era un avvertita come un pericolo, tu eri un un, 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 un eri una un eh, tu eri un Fallito, tu eri un brigante. Poco contava, l'importante è che tu fossi riconoscibile. Ecco quindi la, la singolarità degli altri non era avvertita come un pericolo, eh, finché era riconoscibile. In una società, che, eh, che, in una cultura, in un immaginario che assumeva a suo paradigma quello della trasparenza. Ecco, quando invece un, eh, il singolo insinuava una dimensione sconosciuta dell'esistenza, una dimensione sconosciuta, qualcosa che, eh, che non era possibile immaginare. Eh, allora, eh, la, quindi, se insinuava, se insinuava una dimensione sconosciuta, Sigmund Bauman. Uh, fa l'esempio del furiosus del uh, frende cioè di chi sta fuori quando uh, è in quel bel libro la decadenza degli intellettuali ecco in quel caso l'estranità le diventa un, un qualcosa di non tollerabile come reagisce, come reagisce il potere la società uh, i, come reagiscono i, diciamo, gli uomini di cultura, ecco, come reagisce chi ha il potere di dire la verità? Ecco, attraverso il sistema di classificazione, perché se un, un singolo insinua col suo comportamento la dimensione sconosciuta dell'esistenza, le, proced le procedure di classificazione ne riducono l'estraneità straneità, collocandolo in serie tipizzate e astratte. Eh, quindi eh, credo di avere introdotto nelle linee generali quali sono eh, i meccanismi che sovrindendono alla verità e alla costruzione del soggetto. In dettaglio vorrei fare qualche riferimento al, a, ai, ai tre dispositivi a cui mi riferisco, alla scomunica, all'infamia e alla follia criminale. La scomunica sappiamo? Eh, Sergio sono fuori dai miei tempi o posso parlare ancora per eh, 5 minuti, dieci minuti. Sì, per favore, professore. Sì? Sicuro? Sì, sì. Bene. Eh, allora, la scomunica è la massima pena nell'ordinamento ecclesiastico, è la pena più temibile. Eh, Badate la scomunica non riguarda il fuori interno, è una pena, quindi viene erogata da un tribunale, dai tribunali ecclesiastici, non ha nulla a che vedere con la penitenza. Eh, ha, ha, un, ha, ha degli effetti eh, gravi perché eh, incide fortemente sulla. Sulla, sulla condizione giuridica del soggetto, perché il soggetto viene privato dei, dei, degli uffici sacri, cioè non può, non può entrare più in chiesa, non può ricevere i suffraggi, non può sentire la messa, non può accedere alla confessione. I, i, proviamo a immaginare in una società così permeata di sentimenti religiosi, di ispirazioni, eh, diciamo. Eh, eh, religiose cosa significhi per un individuo essere tenuti fuori eh, da tutto questo significa eh, eh, come dire eh, che il soggetto è eh, diventa motivo di ostracismo sociale si incrinano i rapporti i rapporti familiari i rapporti feudali se il soggetto è di alto rango e tuttavia la scomunica è una pena medicinale. Cosa vuol dire, ecco, secondo la teoria medica antica, la medicina antica, la medicina medievale, i contrari si curano con i contrari. Tanto più esecrabile è, è il crimine, tanto più amara è la medicina. Una pozione amarissima. Una medicina amarissima. La, la, la scomunica è una pena medicinale, serve per curare, per redimere. Eh, in fondo c'è in questa figura del censore, il censore è, eh, diciamo, nella, nel bel libro di Pierre Legendre, eh, è, la, è la Santa Madre Chiesa, ecco c'è nel volto del censore possiamo intravedere questo, questi corrugamenti bimetici, ecco, dalla, dalla, eh, dalla severità, dalla severità più, più, più forte alla benevolenza, all'accoglienza. All no? E il, lo scomunicato che fa? Lo scomunicato eh, vive in una sorta di limbo, eh, cammina su un bordo tagliente da una parte la salvazione, la salvezza, dall'altra, eh, allontanato dal Padre Celeste, viene abbandonato alle mire del più temibile dei ribelli eh, celesti, cioè sa eh, Satana, il maligno. A lui sta eh, decidere. Eh, se come dicono le fonti, uso, uso espressione di una bellezza indicibile dal punto di vista letterario, ma che io trovo nelle fonti medievali, dei giuristi, dei giuristi canonisti medievali: eh, il, il peccatore vomita, ecco si usa questa espressione: può vomitare la sua anima fino, a, fino alle profondità, agli abissi dell'inferno oppure può ricongiungersi con la eh, eh, Santa Chiesa. Ecco, per restare ancora al Pierre Legendre, eh, è la legge eh, cattura il soggetto e ne sublima eh, il desiderio in quel teatro di eterna finzione in cui i capi dicono sempre la verità. C'è un punto però che a me pare importante e sono sicuro che questo punto piacerà molto a, a, a Riccardo, ma oltre che a tutti gli altri colleghi, ma a Riccardo per la sua eh, propensione e grande conoscenza dell'opera de Foucaultiana, cioè non, come, come diceva, fa, faccio un inciso, come come affermava anche Gilles Deleuze, non c'è potere che non generi una resistenza al potere. Ogni potere genera una resistenza al potere. Ecco. Eh, Pierre Legendre dice che la sottomissione al censore genera desideri di sottomissione. E Alessandro Fontana che, sta, che purtroppo è scomparso da un po' di anni e che noi abbiamo avuto il piacere, io ho avuto il piacere di averlo ospite a Catania eh, per un magnifico corso integrativo, Riccardo ha avuto il libro pubblicato dal nostro Ernesto De Cristoforo, eh, Alessandro Fontana metteva, eh, autore di una magnifica voce, censura nella Enciclopedia Enaudi. Eh, metteva in evidenza come la censura non è una mera perversione del potere non è solo repressione ma l'attività censoria diceva Alessandro Fontana scriveva è il luogo e il modo di produzione del sapere da parte del potere è il luogo e il modo di produzione del sapere da parte del potere cioè in fondo ecco c'è uno scambio c'è ecco, uno scambio di c'è un reciproco vantaggio tra chi ha il potere di dire la verità, tra i capi che dicono quello che vogliono dire e chi eh, sta dall'altra parte. Perché se ci sono alcuni che hanno il potere di dire quello che devono dire, gli altri aspettano che, gli di, che, che i capi dicano che quello che Legendre chiamava l'ordine dogmatico occidentale di a loro eh, l'interpretazione della loro identità. Brevemente passiamo agli infami. Voi sapete che l'infame è una pena accessoria che si aggiungeva nel Medioevo a una pena principale, eh, sorvolo su queste cose che tutti voi conoscete, ma per l'infame si, eh, si riproducono i meccanismi che ho tratteggiato, diciamo così, molto passando a piedi asciutti su questi argomenti così complessi, insomma molto spicciativamente, ma si riproducono gli stessi meccanismi. Qual è la differenza soprattutto per l'infamia di fatto? Ecco, l'infamia di fatto, eh, sapete cos'è, ecco, mentre l'infamia di diritto e l'infamia iuris è un'infamia eh, prevista dal, del, più che dall'editto pretorio, dall'interpretazione... Dei giuristi medievali, l'infame di fatto, è quella condizione di svantaggio, di disonore, di vergogna che colpisce un individuo dai costumi corrotti, dai costumi, eh, diciamo, non, eh, non eh, degni della eh, stima degli altri, eh, L'infame di fatto somiglia molto all'infamia alla scomunica. Qual è la differenza? Che Mentre la scomunica eh, è data da un dal censore, quindi è data è riconoscibile chi scomunica, non è riconoscibile chi ti diffama, ecco, se tu sei un infame di fatto, cioè se tu sei eh, un clericus che, not, che per famam, cioè per diciamo per comune eh, conoscenza ma è in certa conoscenza per fama per, eh, tieni delle concubine a casa ecco ma non hai non sei stato mai condannato eh, eh, per questo ecco l'infame di fatto cioè eh, eh, lo è tale per, per una eh, Certa insinuazione, per una certa insinuazione della, della, eh, della moltitudine. Eh, io dico che eh, così come la scomunica, l'infamia funziona come un metadenominatore, eh, anche qui per eh, distinguere le persone eh, da bene dagli infami. Arriviamo ai folli criminali. Eh, per i folli criminali, eh, stesse procedure. È inutile ripetersi: la classificazione: abbiamo visto, eh, ne, ne abbiamo parlato a proposito dell'ossessiva scrittura sui corpi dell'internato, eh, eh, vorrei solo fare riferimento a un termine: perché com, com, com è, qual è lo scopo della classificazione nel nel caso della follia criminale e dei dispositivi manicomiali. Scovare il nemico. Hm? Chi è il nemico? Il nemico è il folle criminale. Ingaggiare un combattimento, come dicevo prima, con la malattia mentale, con la follia, scovare il nemico, eh, rinchiuderlo in una sorta di laboratorio, che è il manicomio, e avviare una vera e propria procedura di ortopedia sociale e di disinfestazione della società. Qui molto più eloquenti di quanto possono essere le mie parole sono quelle che ci ha lasciato eh, Filippo Saporito. Filippo Saporito era il più influente psichiatra eh, eh, alienista eh, nell'Italia eh, degli anni 20 e 30. Usa, fu il primo a usare il termine bonifico umana eh, e vediamo come la definisce. Eh, dice Filippo Saporito: bisogna scovare il nemico, il nemico è il folle, e identificarlo in tutti i suoi connotati. Bisogna procedere all'accantonamento all del materiale settico e provvedere alla sua sterilizzazione. E continua. Studiare i detenuti per conoscerli. Conoscerli per governarli razionalmente. Governarli razionalmente per bonificarli. Bonificarli per utilizzarli. Sorprendente perché, qualche decennio dopo, nella Germania nazista, con gli stessi toni, e il, med il medesimo rinvio all'emmario della zoologia e della botanica, un consigliere di Hitler si esprimeva con le stesse parole di Filippo Saporito, lo cito alla lettera. Chi abbandona se stesse le piante di un giardino scoprirà ben presto con sorpresa che esso è pieno di erbe infestanti, sicché il giardiniere deve tenere lontane le influenze dannose ed estirpare senza esitazione le, gli agenti patogeni. Questa citazione ha fatto sì che eh, con grande lucidità Zygmunt Bauman nel suo bel libro sull'Olocausto abbia contrapposto due diversi paradigmi, il paradigma del guardiacaccia e il paradigma del giardiniere. Ecco, nel premoderno, secondo Bauman prevaleva il paradigma del guardiacaccia, cioè dell'occhiuta vigilanza da parte del potere nei confronti degli individui nella degenerazione nella, come dire, sì, in questa malattia del potere in questa in quest orribile metastasi del potere che è stato il nazismo eh, diciamo alla eh, logica del, del guardiacaccio si sostituisce quella del giardiniere cioè colui che deve disinfestare il il campo dalle dall'erbe eh, da, dagli elementi patogeni eh, quindi abbiamo visto come scomunica e infamia eh, per il medioevo ma eh, psichiatria manicomiale nell'8 novecento il nesso tra identità riconoscimento e controllo sociale è propriamente fondato su una distribuzione diseguale di capitale culturale una distribuzione diseguale di capitale culturale cioè tra quelli che hanno il potere di dire ciò che vogliono dire e tutti gli altri che aspettano di conoscere l'interpretazione della loro identità e allora cari amici vorrei concludere con una eh, bella citazione di Foucault l'individuo Não é vis-à-vis do potere, mas credo que ne sia uno degli effetti principais. Grazie, finito. Excelente, professor Francisco, Muito, muito, muito bom. Fechamos aí o nosso ciclo aqui de, de, de palestras. Enfim, da melhor forma possível. Professor Francesco, muito obrigado. Eu retorno a palavra aqui ao professor Ricardo. Eu quero agradecer muito ao Franco. Franco, grazie mille. Veramente, como ele tema que era falar da história do direito como zona de contato entre outras formas discursivas, tu l'hai fatto tu l'hai fatto in em modo compiuto, erudito. Grazie davvero. Eu, eu quero eu quero aproveitar aqui para fazer uma saudação aos colegas que chegaram depois da minha intervenção inicial e registro aqui a alegria imensa de tê-los aqui. O professor Paulo Capellini, nosso querido amigo, parceiro. Enfim, com tantas saudades aqui a nossa comunidade do Paulo Capelini que não vemos já há tanto tempo, esperando que ele esteja super bem. Paulo, um abraço forte. Para você. É, Obrigado. Vou... caro. E, e eu gostaria também de registrar aqui a presença do professor Ernesto de Cristófaro. É uma alegria uma honra tê-lo aqui. Vocês viram que o, o professor Francesco Milorino citou precisamente um livro por ele organizado das conferências de Alessandro Fontana, lezioni sulla sicurezza, precisamente esse daqui que, enfim, TV gentileza de, de enviar aqui, também uma alegria tê-lo aqui, caro professor Ernesto de Cristófero, grazie pela presença. Eu, eu queria, é, enfim, é, essa, essa riquíssima, riquíssima fala. Eu quero, caro Franco, condividere com a um pouco questa inconfidenza, dopo che noi abbiamo eh, cominciato con la nostra rivista Storia del Direito, questa nostra rivista brasiliana della disciplina, Francesco Milorino mi ha detto che il primo testo che lui dovrebbe scrivere sarebbe venuto da noi. Quindi io faccio da questo momento questo invito che Eh, Esta relação, forse questi apontes possam diventar um bel texto que nós, com in Brasília, teremos uma joia imensa de far publicar na nossa revista, caro Franco. Eh, eu, eu, diante dessa, da, da, da fala do, do, do Franco, eu gostaria de, de perguntar aos amigos que estão aqui no dispositivo, os amigos brasileiros, O italianos se gostari di fare alguma considerazione. Sarebbe per me un, un, un vero onore, un grande piacere. Eh, non dico che me lo aspettavo, ma me lo auguravo. Ecco, eh, Mi auguravo che tu me lo chiedessi, certo. eh, ma se non me l'avessi chiesto, te lo avrei chiesto io, e quindi. Certo. Quando, quando dopo questa, questo caldo orribile che vi crea tanta invidia, de, che vorreste voi, quando questo caldo orribile ci lascerà in Italia, eh, metterò mani al mio testo con, per, la vostra, per la vostra nostra rivista eh, brasiliana. Vorrei dire, se mi è concesso, una piccolissima cosa, ma non voglio eh, togliere spazio. A nessuno. Eh, 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 prima di venire in quel novembre di due anni fa uh, a Curitiba, invitato con grande generosità da Riccardo al, al congresso di storia del diritto, eh, come Riccardo può immaginare, io conoscevo bene il, quel piccolo ma importante libro di. Eh, di Ascarelli sguardo uh, sul Brasile. Eh, ecco, dopo la mia eh, breve, breve ma intensa eh, permanenza in Curitiba, in Brasile, eh, eh, ho capito veramente più di quanto non mi fosse stato possibile alcune parti di quel libro. Eh, soprattutto quella in cui eh, Ascarelli parla della cortesia, no? che è un termine un po' difficile da tradurre in italiano. Eh, ho capito soprattutto come sia veramente difficile eh, eh, non amare il Brasile e i brasiliani. E eh, con questo spirito vi dico che vi voglio bene. Grazie, grazie tanto Franco. Grazie tanto, davvero, davvero. Amici, Brasiliano, Italiano, se a ver qual é. Que... Eu, eu então, só, registro, só registro aqui a presença no, no YouTube de vários colegas aqui, dentre eles o Inácio Flores e o Marco Sabionetti. Eu... E aproveitamos para mandar um abraço aqui para os colegas professores aqui, né? Marco, estamos com saudades aí de você aqui também no Brasil. Queremos que em breve né, estejamos todos juntos aqui. Vero, Marco, não se Marco, caro, abrimos saudades, sangue tua. Sérgio, então acho que fechamos, né? Eu quero agradecer, agradecer, Franco, demais. Quero dizer que você faz uma maldade, Na cativéria com o noi. Quando você fala desse calor que, insuportável que está em Catânia nesse momento, você sabe que Curitiba é a capital mais fria do Brasil e nós estamos exatamente no centro do inverno, fechados em casa porque no Brasil ainda não conseguimos ter essa possibilidade de circulação que vocês têm na Itália. Então, então vê-los assim na verdade dá uma alegria. Muito grande, né, no, no verão e com essa liberdade, mas ao mesmo tempo dá uma, uma inveja, aquilo que nós chamamos no Brasil, uma inveja doce, uma inveja boa. Né. Mas o sentimento que fica, sobretudo, é, Franco, é, é de, de gratidão pela, pela tua pela tua palestra, pela tua, pela tua fala, pela tua conferência hoje aqui, que nos impressionou aqui a todos, vários grupos aqui, o o pessoal registrando sobre a riqueza interdisciplinar, de fato, a zona de contágio da história do direito com outros com outros discursos, que é efetivamente uma das suas características. Me permita ainda acrescentar mais uma que você citou de passagem na tua fala, que é essa generosidade para a historiografia de língua portuguesa. Para quem não conhece, eu convido para que efetivamente Veja uma resenha, uma retenção feita pelo Franco Migliorino da obra do Antônio Manuel Espanha, do Imbetilitas, aquele livro tão importante que foi publicado aqui no Brasil, né? e que é um livro que dialogou tanto com o Franco, como percebemos, né? pela, pelo seu gosto pela, pela metáfora e, e, e por esse diálogo interdisciplinar. E, claro, o meu agradecimento sempre renovado, tanto a ele quanto ao Paulo Caperini, que está aqui presente por terem participado também daquele encontro Tese, se não me engano, em 2013, quando discutiram a proposta da tradução do, do meu livro em, em, em espanhol, é, cujo resultado depois foi publicado também nos quadernos de Fiorentini, numa fala e depois num registro escrito tremendamente generoso. Então, na verdade, muito antes de Franco Miliorino vir até o Brasil em 2019 pela primeira vez, esperamos que no futuro volta ainda mais, ele já tinha essa conexão, como também teve essa conexão e tem essa conexão com Túlio Ascarelli, que, como sabemos, teve uma passagem tão importante aqui no Brasil também. Né? É, e, e, e nós, portanto, brasileiros, temos essa ligação também com o Túlio, o que não deixa de ser essa ponte a mais com o Franco Mirorini. Franco, grazie, grazie tanto pela tua presença, por tanto gli amici, gli amici Italiani, que sono qui, Paulo. Maria Sole e tutti quanti, a esses que estão no YouTube nos acompanhando, Marcos, Sabionetti, abraço até aos nossos amigos todos da historiografia jurídica brasileira que têm acompanhado isso que temos feito aqui na UFPR, Gustavo Siqueiro, Alfredo Flores, e claro, um agradecimento aos nossos amigos aqui da UFPR que têm caminhado junto e carregado junto toda essa iniciativa, o Luiz Fernando Lopes Pereira, o nosso diretor Sérgio Stautz, Said Júnior, ao Walter mandalini ao André Peixoto, ao Thiago Hansen. Um obrigado de coração a todos, um grazie a tutti, Franco, grazie ancora. E ci vediamo prestissimo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Ciao. Não riesco a ciao. 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 Uh, yes, <laughs>